ambiente, salute ambiente e cura, sanità, penso che rimangano i due capisaldi proprio sui quali ci dobbiamo, siamo costretti a soffermarci. La questione più grave di questa ASL si va ad identificare nella carenza di personale. Credo che il Signore qui ci abbia chiamati, non siamo stati noi a volere, è stato Monsignor Guglielmo Bottolese che ci ha voluti qui. E dopo che l'abbiamo conosciuto ci siamo accorti che avevamo molto molto da guadagnare in santità. Pensare male si fa peccato, quasi sempre ci si azzecca, è che quel progetto viene collocato là dove da anni si spinge il cosiddetto progetto Circo. Senza fare rumore, arrivo nel silenzio di questa città. Cento anni almeno, che niente può svegliarla o c'è chi pagherà. Ti odio, amata mia, ma sono nato qui, non posso vivere lontano dalle vie di terre libere. E puoi sfidare il mare, dimenticare l'odore di terra che brucia dal sole e dal dolore, dal sole e dal terrore. Ben ritrovati alla Ragnatela. Questa settimana parleremo di sanità. Quanto sono lunghe le liste d'attesa in provincia di Taranto? A quali ostacoli va incontro chi si deve curare? Vi racconteremo anche di come sono naufragati alcuni progetti faraonici come l'ospedale San Raffaele e di quelli in arrivo altrettanto faraonici secondo le promesse della politica come l'ospedale San Cataldo. Tutto questo dopo la pubblicità. Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti. Credo che il Signore qui ci abbia chiamati, non siamo stati noi a volere, è stato Monsignor Guglielmo Bottolese che ci ha voluti qui. E dopo che l'abbiamo conosciuto ci siamo accorti che avevamo molto molto da guadagnare in santità. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Se le parole di Don Luigi Verzè fossero vere, bisognerebbe concludere che in fatto di apparizioni e rivelazioni la Madonna potrebbe avere gusti migliori. Lei, che è apparsa a Bernadette Soubirous, la più povera di Lourdes, o ai tre piccoli pastorelli di Fatima, forse ci avrebbe pensato due volte prima di scegliere come interlocutore questo sacerdote, sospeso già nel 1973 dalla curia milanese, chiacchierato al punto da essere definito più un affarista che un prete. Eppure Dio avrebbe scelto lui per guarire gli ammalati d'Italia. E non è l'unico, perché Don Verzè e la sua fondazione San Raffaele
sono stati scelti anche da Nichi Vendola, il governatore della regione Puglia, deciso a salvare i tarantini avvelenati e colpiti dai tumori. La vicenda San Raffaele nasce il mese dopo l'insediamento di Vendola. Vendola viene eletto nella primavera del 2005 e il mese successivo Don Verzè viene a Taranto perché muore Don Guglielmo Motolese. Prima di arrivare a Taranto, Don Verzè si ferma a Bari per incontrare il neopresidente Vendola e gli dice: se sono il benvenuto in Puglia, io continuo, vado a Taranto e mi carico la responsabilità di proseguire l'opera di Motolese, cioè la cittadella della carità. Se per caso non sono il benvenuto, giro la macchina e torno a Milano. Vendola gli disse: lei è il benvenuto in Puglia, non solo le siamo grati perché per continuare l'opera che ha iniziato Don Guglielmo Motolese, ma io con lei vorrei fare anche altro. Da quell'incontro nasce l'idea del San Raffaele. Siamo nel maggio del 2005. In realtà Don Verzè non si sarebbe caricato di nulla. Il progetto San Raffaele del Mediterraneo prevedeva un nuovo ospedale pagato con soldi pubblici e gestito dal privato, dalla fondazione di Don Luigi appunto. 120 milioni di euro inizialmente per costruire il nuovo polo ospedaliero che doveva sostituire il Santissima Annunziata e il Moscati, due ospedali pubblici in cambio di uno gestito dai privati. Io divento assessore nel novembre del 2008, 3 anni e mezzo dopo. In quei 3 anni si era parlato molto di questo progetto, era un progetto che ha fatto molto discutere. Anch'io ne avevo parlato, ma come semplice consigliere regionale, e avevo partecipato a incontri, a dibattiti, eccetera. Nel novembre del 2008 divento l'assessore al bilancio. Il primo giorno del mio insediamento chiedo ai dirigenti di farmi vedere quanto era stanziato in bilancio per questo ospedale e mi rendo conto che c'erano 0 euro. Cioè avevamo parlato, o meglio avevano parlato per 3 anni e mezzo di questo progetto senza però pensare a mettere da parte neanche 1 euro per la realizzazione di tutto quanto. Il mio impegno tra il novembre del 2008 e l'estate del 2010 è stato quello di reperire i soldi. Nel febbraio 2010 a Taranto la presentazione del progetto è di quelle che piacciono alla politica. Grandi numeri, tanti soldi e la possibilità di ripetere davanti ai microfoni parole come futuro, sanità, eccellenze, quelle che insomma rendono un'intervista retorica e spesso incomprensibile per una parte dell'elettorato, che però si aggrappa a qualunque promessa e poi va a votare. Immaginare un luogo che è ospedale, campus universitario, laboratori della ricerca, così come il San Raffaele di Milano, provare a clonare questa esperienza a Taranto, immaginarla come una grande fabbrica del Mediterraneo, una grande fabbrica della salute nel Mediterraneo, beh, significa contribuire a cambiare il destino produttivo, civile e ambientale di un territorio come Taranto. Un'idea che man mano è diventato progetto, è un progetto che sta per diventare realtà. È una cosa davvero straordinaria, non solo per Taranto, ma certamente per la Puglia, per il Meridione, per un territorio molto vasto. Ogni anno da Taranto e provincia vanno via a curarsi 39.000 famiglie con una spesa di 115 milioni l'anno che noi diamo fuori. Dobbiamo cambiare, la gente si deve poter curare a Taranto, bisogna fare a Taranto ricerca per risolvere i problemi della gente. Il San Raffaele è una grande opportunità, ma non solo per la nostra città, per l'intero Mezzogiorno, perché noi diventeremo il centro di ricerca e di cura dell'intero Mezzogiorno, con grandi opportunità anche di lavoro. Noi nel nostro progetto tecnico-sanitario, ipotizzando di cominciare a cantierizzare l'iniziativa nel 2010, abbiamo previsto, ed è scritto nero su bianco, che l'ospedale sarà funzionante entro la fine del 2013, l'inizio del 2014. Parole in libertà, ma solo parole, perché poco dopo l'abbraccio tra Don Verzè e Vendola finirà in un nulla di fatto. Ma non c'è modo di capirlo, perché davanti ai microfoni la politica parla liberamente. Le domande scomode, si sa, non vanno di moda, soprattutto a Taranto, e chi le pone è in malafede. È sicuro che
perdere gli ospedali pubblici a favore di un privato sia vantaggioso per i tarantini. Siamo sicuri di questa operazione, Presidente? Davvero in malafede? Il San Raffaele è mai stato coinvolto in scandali? In campagna elettorale la cosa migliore è lasciare che le parole si disperdano allegramente. Se poi hanno un ritorno per i politici candidati, ancora meglio. Con Vendola riusciremo a farlo senz'altro il San Raffaele. Senza Vendola sarà un po' più difficile, quantomeno. Ecco, comunque lo faremo, a costo che se la Puglia non rinominasse Vendola come governatore della Puglia, Vendola diventerà il presidente del San Raffaele Mediterraneo. L'ho detto, lo ripeto, non solo, ma dico anche che il presidente, il premier Silvio Berlusconi ha una grande stima di Vendola e l'ho detto a me. E per quelli meno fortunati, quei candidati che non hanno nessun Don Verzé a tirare la volata, non va comunque tanto male. Basta cavalcare le promesse future, magari esaltarle sul materiale elettorale. Questa, ad esempio, è la cartolina che il candidato alle regionali Michele Pelillo ha distribuito nel 2010. Con una mano innalza il nuovo San Raffaele e con l'altra tiene bassi il vecchio protettore di Taranto, San Cataldo, e il santo tarantino, Sant'Egidio. Della serie il vecchio e inutile vescovo irlandese può farsi da parte, noi sosteniamo il futuro che avanza. Lei prima ha detto senza San Raffaele non ci sarebbe stato San Cataldo. Dal punto di vista economico, cioè? Sì, sì. Le faccio, ripeto, una domanda un po' provocatoria e le chiedo se, diciamo, questo materiale serviva, come dire, per cercare di per guardare oltre, voglio dire. Questa è campagna elettorale del 2010. Questa è una vignetta, non mi ricordo chi la fece questa vignetta, fu una vignetta fatta da un mio amico, da un mio simpatizzante, e ci piacque tanto e ne facemmo una cartolina. Non ha portato bene. Ricordo bene. No, direi che le devo dire, non ha portato bene in realtà a San Raffaele, perché poi comunque, ripeto, il progetto del grande ospedale si sta realizzando, la mia vicenda politica ovviamente in quell'occasione ebbe un risultato positivo. Che le devo dire, insomma, io ho tratto da questa esperienza, ho tratto questo insegnamento. Nei grandi progetti, e questo è un grande progetto, nei grandi progetti che durano anche molti anni, perché le opere pubbliche in Italia, quelle grandi, hanno un periodo di gestazione molto lungo, sono soggette a tante variabili, a tante situazioni particolari. In questo progetto ne sono successe un po' troppe, per la verità. Davvero nessuno poteva immaginare quello che sarebbe accaduto. Però l'insegnamento è questo, che quando ci sono tanti anni davanti, quando il percorso è molto lungo, bisogna essere molto cauti, bisogna capire che possono esserci variabili anche impreviste durante il progetto. Ecco, sinceramente non mi era mai capitato, ed è difficile che capiti, diciamo, a un politico di questo territorio, di governare una cosa così grande. Bisogna quindi andarci coi piedi di piombo, afferma oggi Pelillo quando si parla di grandi progetti. Un monito che, tuttavia, la politica tarantina avrebbe dovuto imparare studiando la storia recente. Grande e nuova era infatti l'industria siderurgica nel 1965. Grande e nuova era anche la concattedrale che nel 1970 tentò di sostituire la Basilica di San Cataldo, contribuendo all'isolamento di quella città vecchia, brutta e dimenticata. Grande e nuovo, qualche anno fa, era anche il San Raffaele del Mediterraneo. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi. Nuova era anche la formula scelta da Vendola. I soldi li avrebbe messi la regione, quindi tutti noi. La gestione, invece, era in mano alla fondazione, che dal punto di vista scientifico resta oggettivamente un'eccellenza. Nella gestione del denaro, altrettanto oggettivamente, la fondazione di Don Verzé era un disastro. In Lombardia, infatti, nonostante i fiumi di euro arrivati dalle casse della regione o attraverso le donazioni, la fondazione riesce ad accumulare un debito di 1 miliardo e 500 milioni di euro. La Procura di Milano aveva chiesto il fallimento, ma il Vaticano e una nuova cordata di imprenditori sono riusciti a evitarlo grazie al concordato preventivo. Dagli atti, però,
Emerge la gestione allegra dei conti e le spese spesso faraoniche volute direttamente da Don Luigi, come la cupola del San Raffaele di Milano o l'acquisto del jet privato per evitare la fila ai check-in degli aeroporti. La situazione finanziaria a fine 2009 è critica, ma nessuno lo sa, perché la fondazione, che in quanto tale non ha scopi di lucro, non è tenuta a depositare i bilanci. Potrebbe farlo su richiesta della prefettura, ma nessuno li ha mai chiesti, nemmeno Vendola, prima di scegliere Don Verzè come partner a Taranto. Non sarebbe stato più opportuno capire qual era la condizione di quella fondazione, che comunque veniva qui a gestire l'unico ospedale, perché poi San Moscati, Santissima Annunziata, sarebbero stati sostituiti di fatto dal San Raffaele. Non voglio eludere la domanda. Col senno di poi probabilmente sì. Dal punto di vista dell'eccellenza dell'offerta sanitaria, il San Raffaele era e resta il migliore ospedale d'Italia. Sull'opportunità di legare la sanità pubblica ad un'esperienza privata, anche se di eccellenza, certamente col senno di poi, con tutto quello che è accaduto, probabilmente bisognava riflettere un po' di più. Quella scelta, però, quell'abbinamento, per qualcuno, tipo anche il presidente Vendola, ha tirato la volata alla rielezione, nel senso che poi fu anche lo stesso Don Verzè a chiedere ai cittadini di votare per Vendola. Ci fu una campagna elettorale. 2010, proprio 2010, è l'anno, il culmine, diciamo, di questa. Quella campagna elettorale fu anche per molto, se vogliamo dire, condizionata da questo fenomeno del San Raffaele. Crede che obiettivamente in quel momento forse una parte di quello che è stato detto agli elettori sia stato un po' quantomeno azzardato? No, io non questo non lo penso, anche perché, ecco, se parliamo di 2010, io sono assolutamente in campo, quindi so cosa succedeva dietro le quinte e davanti alle quinte, quindi voglio dire, no, c'era molto entusiasmo, c'era questo progetto che stava decollando. Ricordo quando portammo i giornalisti a Milano. La cosa più bella di quella giornata a Milano, l'incontro con i medici e i ricercatori tarantini che lavorano a Milano nel San Raffaele, che venivano ad abbracciare, a ringraziare, cioè sognavano di poter continuare a fare eccellenza tornando a casa. Cioè, un sogno per un giovane tarantino. Peccato che poi sia sfumato. Lo so, tutto. Lo so. Poi è andata come è andata e ancora mi vengono i brividi. E in effetti vengono i brividi a pensare che la campagna elettorale del 2010 fu anche quella nella quale vennero sbandierati i risultati della legge antidiossina. Grazie al progetto naufragato San Raffaele e alle misure in campo ambientale, Vendola e Pelillo ottennero un grande successo elettorale. Il crack del San Raffaele e della fondazione di Don Verzè e l'inchiesta Ambiente Svenduto, nella quale Michele Pelillo non è coinvolto, arriveranno solo qualche anno più tardi. Nel 2010 l'ambiente e la sanità erano i principali problemi di Taranto. Oggi, a distanza di 4 anni, la situazione non è cambiata. E allora, quelle promesse elettorali devono essere considerate solo parole in libertà oppure prima o poi sono promesse che saranno mantenute? Archiviato quindi il partenariato pubblico-privato con la fondazione di Don Luigi Verzè, resta comunque il progetto di un ospedale pubblico a Taranto che questa volta si chiamerà San Cataldo. A che punto siamo? Visto che San Raffaele non si è rivelato di buon auspicio per la sanità tarantina, dopo il crack della fondazione di Don Verzè, la regione Puglia ha scelto di affidarsi a un altro santo, questa volta con un legame molto più stretto con la realtà locale. È infatti intitolato a San Cataldo, il santo patrono di Taranto, il nuovo ospedale, il cui progetto ha sostituito quello del San Raffaele del Mediterraneo.
Cambia la denominazione, cambiano forma societaria e posizione, ma resta un unico comune denominatore, l'ex assessore regionale al bilancio Michele Pelillo, prima regista politico dell'Operazione San Raffaele, poi ispiratore, conti alla mano, dell'Operazione San Cataldo. È lui, infatti, ad annunciare a febbraio scorso che la giunta regionale ha deliberato la costruzione di un nuovo grande ospedale a Taranto, questa volta interamente pubblico. La spesa per il nosocomio si aggira sui 210 milioni di euro, stanziati in parte dal CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, e in parte dalla Regione Puglia. Abbandonato l'accordo con la Fondazione Milanese, il nuovo ospedale non sorgerà più a Paolo VI, ma al quartiere Solito Corvisea, in via Alberto Sordi, ai margini della città, che così allargherà ancora i suoi confini, non più verso nord, ma verso est, sulla direttrice Taranto-Grottaglie. L'ospedale si svilupperà su 90.000 metri quadrati e sarà dotato di 29 reparti per un totale di 715 posti letto. La sua realizzazione dovrebbe durare 7 anni, anche se si registra già un lieve ritardo sulla tabella di marcia, che prevedeva entro 6 mesi dalla prima delibera l'avvio della gara pubblica da parte dell'ASL di Taranto per la progettazione dell'opera. Noi abbiamo già avuto la certezza della copertura finanziaria dell'investimento. Una parte perché è nel bilancio della regione dall'anno 2010, circa 60 milioni. Poi c'è stata nell'autunno del 2012 la delibera CIPE che è stata vistata dalla Corte dei Conti, quindi ha dato certezza dei restanti 150 milioni. Cosa manca in questo momento? Manca una sola firma, come spesso capita in Italia. Manca la firma della sottoscrizione dell'accordo di programma tra la Regione Puglia e il Ministero della Salute, che è un adempimento burocratico. Dal punto di vista di tutta la fase preparatoria, siamo davvero a un metro dal traguardo. Manca questa benedettissima firma, che mi auguro arriverà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, e potremo nel 2014 finalmente entrare nella fase operativa. Con la nascita del nuovo ospedale saranno dismessi il Santissima Annunziata, il Moscati e il San Marco di Grottaglie, strutture ormai obsolete e non più rispondenti né alle normative sulla sicurezza né a quelle sull'adeguatezza e funzionalità dell'offerta sanitaria. Nessuno dei tre edifici, ad esempio, risponde alla normativa antisismica e non possiedono il certificato di prevenzione incendi. Ma la realizzazione del San Cataldo risponderà, come scrive la ASL nel piano di fattibilità, soprattutto alla necessità di elevare gli standard qualitativi del servizio sanitario e di abbattere la mobilità passiva. Ogni anno, infatti, 40.000 cittadini in media si spostano da Taranto e provincia per andare a curarsi in altri ospedali. Chi muore al lavoro? Una grande opera, dunque, per ridare ai tarantini un servizio sanitario che garantisca davvero il diritto alla salute e alla cura. Eppure c'è un ma. Il primo a sollevarlo in consiglio comunale è stato Dante Capriulo, consigliere di opposizione. Perché costruire il nuovo ospedale San Cataldo proprio lì? Perché continuare ad allargare la città, già priva di servizi pubblici sufficienti a coprire l'intero tessuto urbano? Stesse osservazioni sollevate dall'Ordine degli Architetti, che al momento della scelta della destinazione del nuovo ospedale si è espresso attraverso una nota ufficiale contro questa nuova espansione urbanistica verso San Giorgio. Premettendo che sicuramente la costruzione di un nuovo ospedale, soprattutto l'ammodernamento di quelli esistenti, è un fatto positivo, quindi nessuno ostacola, anzi tutti sappiamo quanto ci sia bisogno del fatto che ci siano nuove strutture sanitarie. La cosa che, diciamo, che non mi ha convinto di queste operazioni è che si partiva prima dai suoli e poi dalla funzione dell'ospedale. I terreni sono molto vicini allo Scianne, la strada del carcere, per capirci, un po' più avanti, se non vado errato, un chilometro più avanti del carcere, sulla sinistra. Sono terreni questi che
già da molto tempo hanno questa destinazione nel piano regolatore del comune. Quindi quando si trattò di cambiare progetto e passare da San Raffaele a San Cataldo, fu lo stesso comune a suggerire all'ASL di scegliere quell'ubicazione perché non avrebbe comportato alcun problema di tipo urbanistico, avendo già una destinazione ad ospedale. Quella è anche l'area in cui qualche tempo fa si adombrò il piano Circom. Non è che dietro questa storia si nasconda... No, perché per una semplice ragione, io non conosco i dettagli, però per una semplice ragione che il piano regolatore è precedente a tutto questo, anche all'insediamento di Oshan, è un piano regolatore molto vecchio, quello di Taranto, come è noto, diciamo. Quindi quella destinazione fu scelta molto tempo fa. Devo dire una cosa, che guardando la piantina, cosa che mi fecero notare i dirigenti della ASL dopo che avevano individuato questo nuovo terreno, effettivamente quello è un posto collegato benissimo con tutto il territorio provinciale, perché lì sta arrivando la tangenziale sud, quindi da Talsanno quel tratto è quasi completo, quindi collegherà tutta la zona di Lama, Talsano a Punta Penna, c'è Punta Penna, lo snodo di Punta Penna, c'è la strada per San Giorgio, c'è la parallela che è stata aperta qualche anno fa, quindi diciamo è molto ben collegata non solo con la città di Taranto, ma devo dire con tutta la provincia. La zona destinata è facilmente raggiungibile da Taranto, San Giorgio e Grottaglie e questo è il criterio principale che ha guidato la scelta. Inoltre, quell'area, scrive la stessa ASL nel piano di fattibilità, sarà attraversata dalla tangenziale sud Taranto-Avetrana. Ma la famosa ex regionale 8, che in origine doveva arrivare fino ad Otranto, attende di essere realizzata dal lontano 1966. Qualche anno fa è stato aperto il primo lotto, che arriva quasi fino a Talsano, mentre ad agosto scorso sono stati aggiudicati i lavori per il secondo lotto. Ma proprio l'estate scorsa la strada, che sarà parallela alla litoranea ionico-salentina in modo da decongestionare il traffico estivo, è stata investita da un mare di polemiche. Prima il comitato tecnico regionale che doveva rilasciare la via ha dato parere negativo. Poi la Regione ha annunciato che la copertura finanziaria dei 65 milioni di euro necessari per l'opera non è sufficiente. Ad oggi, comunque, sebbene il cantiere sia in attività, il futuro della Taranto-Avetrana sembra essere alquanto incerto. Poi è spuntata quest'idea della Regione, dell'ospedale cosiddetto San Cataldo, in un'area totalmente fuori dal centro abitato, in un'area che si colloca, per capirci, molto dietro, diciamo, il carcere e il centro commerciale Auchan, in un'area non, attualmente non urbanizzata, e quindi sostanzialmente si configura come una sorta di cattedrale nel deserto. Io penso che sia una scelta sbagliata, cioè secondo me quell'ospedale, fatto tra l'altro con delle logiche moderne, doveva essere costruito nel centro abitato. Già andava meglio Paolo VI, io penso che si poteva fare un ragionamento sul quartiere Salinella, cioè ci sono delle aree della città dove un ospedale fatto anche con delle logiche moderne poteva avere un senso diverso, tra l'altro sarebbe stato anche motore di crescita per quel territorio. Tenete conto che in grandi città italiane, cito per esempio Firenze, diciamo che attualmente è guidata dal sindaco Renzi, che è anche segretario del Partito Democratico, oramai si ragiona con la cosiddetta proposta volumi zero, cioè si tende addirittura a non costruire più, a non consumare suolo. Invece a Taranto siamo andati in direzione esattamente opposta: consumiamo altro suolo, dobbiamo portare servizi, andiamo fuori dal centro abitato. Altro particolare non di poco conto: i terreni su cui sorgerà il nuovo ospedale sono di proprietà privata e in parte utilizzati per uso agricolo. Questi sono vigneti e uliveti che saranno asfaltati per fare spazio all'ospedale. 57 in tutto sono i piccoli proprietari verso i quali partirà una procedura di esproprio, che però potrebbe rivelarsi un affare, visto che i suoli saranno pagati a tariffa per edilizia ospedaliera. Le prime stime parlano di circa 10 milioni di euro in totale. Che senso ha farlo fuori molto dal centro abitato,
con il rischio, e questa è una preoccupazione, poi diciamo a pensar male si fa peccato, quasi sempre ci si azzecca, è che quel progetto viene collocato là dove da anni si spinge il cosiddetto progetto Circo. Loro sostanzialmente dicevano che non c'entra niente con eventuali espansioni della città, perché si tratta di un'allocazione solo dell'ospedale, quindi una sorta, ripeto, di cattedrale nel deserto posta lì, diciamo, in mezzo alla campagna, per capirci, e che quindi non era un'espansione, ma anzi, a loro dire, un ospedale fuori dal centro abitato era un luogo di cura migliore di un ospedale nel centro abitato. Le preoccupazioni di Capriulo non sono del tutto infondate, perché da anni ormai diverse amministrazioni tentano lo sfondamento a est, l'allargamento della città, cioè, verso l'area Cimino, che fa gola ai partiti del mattone, ma non piace, per esempio, ai commercianti, già fortemente penalizzati dallo svuotamento del borgo e dall'apertura dei due grandi centri commerciali Auchan e Ipercoop. Nel 2004 già un primo progetto da 8 ettari, il famigerato Piano Circom, fu bloccato dal Consiglio Comunale, un mega piano di lottizzazione per insediamenti residenziali e commerciali in località Cimino, presentato dalla società immobiliare barese Circom. Quel piano di espansione fu bloccato solo grazie alla scelta coraggiosa di 21 consiglieri comunali che nella notte tra il 30 novembre e il 1 dicembre del 2004 votarono la delibera che sbarrò il passo, nonostante la società immobiliare avesse presentato una richiesta di risarcimento danni da 1,5 milioni per consigliere. Passa qualche anno e il comune ci riprova. Questa volta è il centrosinistra a tenere le fila dell'amministrazione. Nel 2011, grazie agli organi di stampa, si scopre che negli uffici tecnici del comune circola il cosiddetto piano particolareggiato 3.32 area Auchan. Un'operazione che ricorda molto il vecchio Circom e che, oltre ai nuovi spazi commerciali per la piccola e grande distribuzione, prevede più di 1,000 nuovi alloggi. Complice la levata di scudi delle associazioni di categoria del commercio, l'allora assessore all'urbanistica Nico D'Ippolito e l'ex vice sindaco Gianni Cataldino si affrettarono a smentire la notizia. Non una nuova espansione urbanistica, si difese l'amministrazione, ma rigenerazione e riequilibrio dei pesi urbanistici. Fatto sta che il piano particolareggiato non approdò comunque in consiglio comunale, ma non è neanche mai stato abbandonato. Inoltre resta la spada di Damocle di un piano regolatore vecchio, che negli anni 70 immaginava un'espansione demografica della città analoga a quella di una metropoli e quindi autorizzava colate di cemento verso ogni punto cardinale. Oggi invece Taranto è una città con un borgo decadente, un centro storico fatiscente e nonostante circa 12,000 appartamenti siano vuoti o sfitti, l'amministrazione Stefano ha approvato due varianti. Una a Paolo VI per 650 alloggi e l'altra alla Salinella, che prevede la costruzione di 4.500 nuove case in un'area enorme e priva di servizi. Tutti dicono di no, però il sospetto c'è, cioè nel senso che, a parte il fatto che è stato abbandonato Circom e qualche mese fa è ritornato un altro progetto che non si chiama Circom, si chiama Comparto 3.2, che è addirittura più grosso dal punto di vista edilizio di Circom, quindi ancora va girando negli uffici comunali. Quindi diciamo che, come devo dire, il tentativo di espansione verso quel versante non l'abbiamo ancora sconfitto in questa città, perché appartiene ad una parte, diciamo, della politica tarantina l'idea di espandere la città verso quel versante. È collegato all'ospedale, tutti dicono di no, però oggettivamente io vorrei rispondere e commentare, diciamo, questa domanda fra 10 anni, cioè nel senso che dopo che avremo costruito l'ospedale lì, uno dei più grandi, anzi il più grande ospedale della provincia di Taranto, uno dei più grandi della Puglia, voi immaginate che attorno a questo ospedale, dove c'è già una tendenza a costruire, qualcuno non si alzerà e dire vabbè, oramai l'abbiamo fatto, cerchiamo di costruire anche là. È inevitabile. Anche ammesso che il nuovo ospedale non porti con sé una nuova speculazione edilizia, resta il fatto che proprio in area Auchan, per la precisione in via Mandrillo, sorgerà il nuovo Palazzo della Regione, destinato ad ospitare tutti gli uffici ora dislocati in varie zone della città. A trovare gli 8 milioni di euro necessari alla sua realizzazione è stato sempre l'ex assessore al bilancio Michele Pelillo. Vogliamo dire un'altra cosa per completare, perché
io ho l'impressione che a Taranto, quando accadono delle cose buone o stanno per accadere delle cose buone, le diamo molto spesso per scontate. Invece siamo pronti solo a lamentarci per quello che magari non va bene. Questa opera, quando partirà, l'abbiamo detto, dovrebbe essere imminente, quando sarà realizzata, questo è il più grande investimento di un'opera pubblica in tempo recente sul territorio. Ecco, è opportuno considerarlo, come è opportuno considerare che nei prossimi anni sarà l'unico grande ospedale che si costruirà nella Regione Puglia. Quindi noi abbiamo tante ragioni per lamentare qualche volta disattenzioni nei confronti di questo territorio. In questa situazione è successo esattamente il contrario. L'unica grande ospedale dei prossimi anni, penso diversi anni, sarà costruito a Taranto. Ha ragione l'onorevole Pelillo a sostenere che il nuovo ospedale San Cataldo sarà una nuova grande opera che porterà progresso, sviluppo e un'offerta sanitaria migliore per la città di Taranto? Oppure ha ragione Dante Capriulo a temere che il nuovo ospedale San Cataldo porterà con sé anche una nuova speculazione edilizia? Perché, ricapitolando, nell'area Cimino sorgerà non solo il nuovo ospedale, ma anche il nuovo palazzo della Regione. Da lì passerà, semmai sarà terminata, la strada Taranto-Avetrana. E proprio lì vicino, la maxi variante Salinella porterà a breve circa 4.500 nuovi edifici. Tutto questo cemento avrà o non avrà bisogno di strade e servizi? E allora, in quel caso, il famoso piano particolareggiato 3.32 resterà davvero in un cassetto del comune o qualcuno tenterà di rispolverarlo? Lo scopriremo solo fra qualche anno. Intanto non è detto che nel frattempo non si sia già scatenata, o stia per scatenarsi, la corsa ad accaparrarsi i terreni su cui sorgerà il nuovo ospedale San Cataldo, per accaparrarsi anche i lauti indennizi che deriveranno dagli espropri. Dopo la pubblicità parleremo ancora di sanità e di liste d'attesa. Restate con noi.